Magari per chi si fosse sintonizzato solo in questo istante, vi voglio ricordare bella sintonizzato, come ai vecchi tempi. Stiamo parlando di Beppe Grillo, di questo meetup, di quello che succederà anche il 25 di aprile. Anzi, dato che abbiamo appunto Tullio e Gabriele ospiti nei nostri studi, parliamo subito del 25 oppure no? Ma guarda, io prima toglierei la no, curiosità dei grillari. ah, Grillari, è vero, Sì, sto per le telefonate, Gabriele. ringraziamo per tutti quelli che hanno richiesto di sapere perché, da cosa nasce i Ecco, grillari. i grillari di Rieti. Allora, penso che tutti i latini conosceranno la parola fallari. Fallari. Sì, infatti c'è una famosa canzone pure in questo mondo dei fallari, che è Ecco. di Antonello Venditto. Ma voi date per scontato molte cose, ma Però di fatto viene da lì, cioè fallari in dialetto reatino, e credo che molti lo sappiano, sono quelli che parlano e non fanno i fatti. E Ecco, ho incredibilmente, capito, io non pensate, sapevo. mi sorprendi in negativo. Mannaggia. E incredibilmente c'è una parola del dialetto che io ignoravo, che è grillari, che sono quelli che invece non solo parlano, ma che poi si danno da fare per risolvere No, aspetta, io le situazioni. chiedo conferma a Gabriele. Com'è? Esisteva la parola Sì, grill? Cioè, quello lì è un grillaro. praticamente sì, è stata ritrovata su un No. antico dizionario del 1300 reatino, latino, Sì. latino, reatino. Io, Sì. amici all'ascolto, non so se quando mi inviano per il sellino oppure no, sia No, Tullio che Gabriele. t'assicuro di Oh, no. Io l'ho adesso. parlato anche a Beppe Grillo di questa cosa, che è rimasto sorpreso. Allora, parliamo subito del 25, va, che il tempo scorre sempre velocemente. Il 25 che succede? Referendum. Allora, referendum. Noi abbiamo alle spalle l'esperienza del primo Budei, che era quello per il Parlamento pulito. In quel caso abbiamo raccolto qui a Rieti 1400 firme, scusate se lo ripeto, però insomma è veramente un grande Vere, risultato. vere. È veramente un grande risultato perché insomma, abbiamo fatto più firme che Rieti, che Terni e L'Aquila, per esempio, quindi insomma, Caspita. significa che le persone sono state sensibili. Assolutamente. Quello era una proposta di legge popolare. In questo caso invece noi presentiamo, prospettiamo alla popolazione italiana un referendum abrogativo di tre leggi. Allora, innanzitutto tutta la manifestazione si chiama per una libera informazione in un libero Stato, proprio perché pensiamo che in realtà di informazione libera ce ne sia ben poca, poi magari lo spiegheremo. Allora, in rapporto a questo, i tre quesiti sono innanzitutto per l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. Allora, la gente non sa. Aspetta, prima dirli tutti e tre. Allora, questo è il primo. Poi c'è l'abolizione dell'ordine dei giornalisti e poi l'abolizione, chiediamo ovviamente, della legge Gasparri di regolamentazione radiotelevisiva. Quindi, nella fattispecie, aiutaci pure tu Gabriele, se il 25 e il 26 pure, no, 25 A Rieti soltanto, 25 e 26. 26, vengo lì, tu mi spieghi, ad esempio, guardate che se tu firmi per il primo punto che tu dicevi era il Era il finanziamento, finanziamento pubblico all'editoria. perché che Un succede in questi casi? miliardo di euro all'anno All'anno dei a tutta nostri, l'editoria? a tutta l'editoria. Viene concessa questo miliardo di euro in favoreggiamenti per la carta, per le spedizioni postali, vari titoli, ad esempio per i giornali principalmente politici, Ah. e arrivano questi sovvenzionamenti. Quindi io contribuente, per esempio, questa non la sapevo, cioè Esatto, do tu dei soldi a contribuente. dei giornali Perfetto. Facciamo un esempio nessuno me l'ha pratico. chiesto però. Esatto, è proprio questo Mannaggia, il bello. mannaggia, e non ci avevo Che avresti pensato. detto se te l'avessero Beh, chiesto? dipende dal giornale, ad esempio, se magari è una cosa che piace, perché no, no? Uno cede anche, come si chiama, l'8 per 1000, Questa è una 5 per 1000. risposta No, aspetta, ti molto. dico le Sì. altre. Però, dato che quel giornale a me non fa lavorare, direi pure di no, guarda. Ecco, Un esempio. No, perfetto. ho capito, No, vabbè, poi il ognuno punto, c'ha. io utilizzo questo esempio perché altrimenti la gente non si rende conto di fino a che punto Ma sia tutti i giornali vergognoso. politici Allora, non? non tutti i Sì. giornali, no, non tutti i giornali, principalmente i giornali politici Ah, oppure ecco, quelli che hanno alle spalle un parlamentare che comunque ha fatto la scelta di voler appoggiare, di sentire il bisogno di appoggiare una linea editoriale, Se il per 25 esempio. poi vengo a votare per questo referendum, il secondo punto invece era? Secondo Eh? punto è l'abolizione dell'ordine dei giornalisti. Perché questo? Questo perché l'ordine dei giornalisti è una vera e propria casta, nel senso che in questo momento una persona anche brava, se non ha degli appoggi, è pressoché impossibile che riesca a
a entrare in un mondo immagino che sia difficile, di stabilità, decisamente difficile. Diciamo. Terzo punto, dopo voglio sentire da Gabriele, terzo punto invece è? La legge Gasparri, l'abolizione della legge Gasparri. Perché? Questa legge che dice? Diciamo, principalmente va riassettato tutto il sistema delle frequenze, ecco. Diciamo questo è il punto principale. E la famosa storia che oramai spero che sappiano tutti di Rete 4 che deve andare in satellite. Ah, okay. Una direttiva, del Tribunale della Comunità Europea, una sentenza della Corte di Giustizia Europea impone che le frequenze occupate in maniera abbastanza strana, anomala, da Rete 4. Per essere più precisi, io un paio di informazioni vorrei dare in modo veloce che poi ritorniamo e facciamo la chiusa. Sì, giusto su, sia sul finanziamento pubblico all'editoria, per non fare nomi, per esempio il Foglio, che è il giornale famoso di Giuliano Ferrara, è un giornale che è pressoché introvabile nelle edicole. Il Foglio, da stime, so che vende più o meno intorno alle 10.000 copie in tutta Italia, ecco. In tutta Italia. Il Foglio prende 4 milioni e mezzo di euro l'anno sottratti alle tasche del contribuente. Io mi fermerò un attimo qui, intanto ci rifletto un attimo, no? Cioè, le cose poi vanno metabolizzate, per cui allora per la parte più finale, dove saremo ancora più esaustivi rispetto al 25, riprenderemo fra pochissimo. Questa è radio e c'è anche la musica. Ma veramente non esiste queste cose? Vabbè, c'è sole 24 ore 16 milioni di euro. Perché c'è sta chi non lo sa. È vergognoso. Ma ti possono, ma lasci il telefono acceso. Giustifico, se non mi fa questo. Sì, sì, va bene. Chi era? Non era. Ma ragazzo, non voleva fare la politica. Bravi sti ragazzi che ci abbiamo oggi, eh? Tullio e Gabriele davvero esaustivi, perfetti, però dato che abbiamo iniziato in ritardo e ho dedicato davvero pochissimi minuti, ho chiesto la cortesia, ora daremo la linea alla nostra redazione giornalistica, c'è un aggiornamento per quanto riguarda il GR e poi continueremo a parlare di questo V2 Day, di questa libera informazione in libero stato, di questo referendum del 25 e con loro avremo appunto questa parte finale dove daremo ancora di più informazioni, mi sembra giusto, e poi da loro farò dire anche come mettersi in contatto, no? Con loro magari potete direttamente a loro rivolgere le domande. Allora ci siamo, rimanete con noi, fra pochissimo tutto questo e altro ancora, sempre qui dai 99.9.